Ciao a tutti Colors, benvenuti in questo nuovo video. Lo so, non sono molto dritto, non so se riuscirò con gli effetti a raddrizzare questo video, quindi nel caso ve lo dico, l'originale non è un video dritto, ma sono, come immaginerete, settimane molto impegnative per me. Se avete visto il video precedente potrete sapere il motivo, altrimenti passerà in questo momento nelle schede. Non mi sono arrivate delle domande, quindi ho deciso di rispondere a uno dei video tag che ho ricevuto, quello che non avevo mai fatto, perché l'altro è molto simile. Quest'oggi sarà la volta del video tag se non fossi uno youtuber. Questo video tag ho scoperto che lo ha creato Valentina. Non dico il nome del canale perché lei il canale lo ha chiuso. Quindi se lo rifate sappiate che è stato creato da Valentina. Non l'ho fatto io. Mentre mi ha taggato Daniela del canale Il Mondo di Danielita 92. E tra l'altro ho scoperto che una persona che volevo taggare l'ha già fatto, quindi niente. Andiamo alle domande. Sì, c'è un po' di casino perché non vivo solo, come sapete. Prima domanda, se non fossi uno youtuber, pensi avresti speso tutti quei soldi che solitamente spendi per comprare una qualsiasi cosa da cui poi ne farai un video haul, review, video assaggi, eccetera, eccetera? Allora, non avrei speso gli stessi soldi, sicuramente mi sarei tenuto la webcam del computer che in questo momento non è male, ma sul vecchio computer faceva schifo. Per quanto riguarda i video assaggi, non lo so perché non ne ho fatti tanti, forse in futuro ne farò un altro, ma non lo so, non ve lo prometto perché, come sapete, mi sono trasferito, quindi le spese sarebbero senza dubbio minori. Ora come ora, poi che sono senza lavoro, trasferire e quant'altro, ancora meno. Se non fossi uno youtuber, pensi che avresti in qualche modo conosciuto le persone che ora reputi tue amiche o amici? Allora, io ho delle persone su YouTube con cui ho ottimi rapporti, che spero di incontrare, ma per me purtroppo ho questo difetto. Gli amici sono altri e non ho avuto la fortuna di legare profondamente con persone conosciute su YouTube. Cioè, non significa che mi state tutti sulle scatole, assolutamente no. Penso che a breve conoscerò qualcuno di voi, ma non dico niente perché voglio rimanere scaramantico, però per me gli amici sono altri, quindi penso di sì, che avrei conosciuto comunque i miei amici. Se non fossi uno youtuber, pensi che ciò che ti ha fatto diventare YouTube caratterialmente lo saresti diventato senza? Sì. Io su YouTube sono me stesso. Le uniche cose che posso trattenere semplicemente che non mi, è perché non mi va di dirle. O perché su YouTube ci si emoziona su determinati argomenti. Ad esempio, decidere quando terminare la propria vita. Avete capito la parola? Però io dal vivo sono esattamente così. Se non fossi uno youtuber, avresti seguito qualche youtubers? Molti meno, sicuramente. Perché non avendo uno stile di video non mi sarebbe venuto di seguire altri youtuber. E questa è la cosa positiva, secondo me, del fare video. Probabilmente mi sarei limitato a Giulia Alice, amore, ciao Giulia, e poco più. La nascita di uno stile di video mi permette di seguire più youtuber, e io spero che non stiate sentendo niente di fuori, perché vabbè. Se non fossi uno youtuber, su quale collega avresti avuto un'opinione diversa da quella che hai ora, grazie al fatto che hai potuto conoscerla attraverso collaborazioni o altro? Allora, io non mi sarei aspettato di collaborare con Kappalicious,
ma non perché io penso male di Cappalicious, ma semplicemente perché, come dire, è difficile gestire tanti follower. E se io ho collaborato con Cappalicious, devo ringraziare proprio Valentina, creatrice del tag, perché lei ha fatto da tramite. Quindi, se dovessi tornare su YouTube, grazie Valentina, ti sono ancora grato a distanza di tanti anni. Se non fossi uno youtuber, esprimeresti il tuo parere in modo diverso sotto i commenti di altri colleghi e che magari ti trattieni dal fare per timore di rovinare la reputazione del tuo canale? No. No, semplicemente perché non credo che il mio canale abbia questa gran reputazione. Io ho 2270 iscritti, ma mi commentano sempre i soliti 8 gatti, per non dire 4. E inoltre, se non posso dire una cosa, piuttosto non la dico, a prescindere dall'essere o non essere uno youtuber. Se non fossi uno youtuber, come avresti impiegato il tuo tempo? Impiegato il tuo tempo. Penso che mi sarei annoiato un po' di più, anche se a volte capita perfino a me, disoccupato, di non avere tempo di fare video. E con tutto il burocratese che sto parlando queste settimane, abbiamo rischiato di non vederci, ma sono qui a fare il video per voi, spero di riuscire a postarlo lunedì. Se non fossi uno youtuber, su quale collega? No, ti prego. Ho invertito le domande. Vabbè. Quindi, se non fossi uno youtuber, apriresti un canale YouTube? Adesso non lo so, sinceramente, perché i canali nuovi vedo che non se li fila nessuno. Comunque, le domande ve le avrò scritte giuste nell'info box sotto, quindi nel caso decideste di rifare questo video tag, quindi guardate l'info box, mi raccomando. Se non fossi uno youtuber, guarderesti i tuoi video? Boh, a rischio di sembrare vanese, io vi rispondo di sì, se li faccio vuol dire che mi piacciono. Magari qualche video richiesta può essere stata meno piacevole. Ultima domanda, che non è una domanda, come in tutti o quasi i video tag che si rispettino, tagga chi vuole. Allora, io volevo taggare Sontina, ma ho scoperto che l'ha già fatto. Quindi, Sontina, casomai, se guardi questo video, spero che ti piaccia la mia versione. Non potendo taggare Sontina, taggo una delle poche persone rimaste a fare il video tag insieme a me, che non credo lo abbia fatto, ma non lo so. Sara, canale L'Angolo degli Arcani, se l'hai fatto, se non l'hai fatto ti invito a farlo. Se l'hai fatto, avrei piacere, che magari mi linkassi il video, a meno che non ho già commentato. E allora vuol dire che sono totalmente infuso dal mio trasloco. E va bene così. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, lasciate un like di supporto per la mia crescita in questo momento in cui ho veramente, veramente bisogno di crearmi un introito. E noi ci vediamo al prossimo video.